Pronto? Eccoci qua. Sì, sì. Esatto. Perfetto, eccoci qua. Grazie per avermi dato la possibilità di essere tra di voi, seppure in forma virtuale, per trattare argomenti diversi che comunque a me stanno particolarmente a cuore. Allora, guarda Mauro, io come interessi principali ho quello relativo all'informatica come hobby, interesse hobby. In più mi piace sapere quello che c'è dentro agli esseri umani, cioè comunque carpire i tratti essenziali che fanno parte dell'indole umana, cioè ogni essere umano ha un proprio carattere, no? E ogni carattere comunque forma una individualità umana. Nel momento in cui una persona si rapporta con un'altra, può sì capire quello che ha dentro, però non riesce a scavare dentro, cioè non riesce a scavare negli animi. Io invece faccio questo, nel mio canale faccio questo, cioè riesco comunque a dare una visione agli altri di chi sono gli esseri umani, capisci? Quindi donne, uomini, uomini e donne, capito? Allora, guarda, secondo me oggi come oggi l'uomo dovrebbe avere uguali diritti come la donna. Invece, secondo me, a mio modo di vedere le cose, non ce li ha uguali. Secondo me siamo in una condizione di sottomissione al genere femminile. Noi non abbiamo, per esempio, il telefono rosa, tra virgolette, loro hanno il telefono rosa. Noi dovremmo avere anche noi un telefono dove poter interfacciarci, ma ciò è impossibile perché credo che mai si verificherà, caro Mauro, in quanto a mio avviso manca la possibilità che ciò avvenga perché si considera la donna sempre vittima e l'uomo sempre carnefice, capito? E invece io so di persone. Ecco, Diciamo bravo, una superflua bravo, bravo. cavalleria che non serve a nulla, Che non serve a nulla. impedisce insomma questa cosa qui. Ecco, esatto. E a me dispiace doverlo dire, però vorrei che ci fosse l'eguaglianza totale e completa tra donne e uomini, tra uomini e donne, ok? Perché la donna deve avere il telefono, perché l'uomo non ce lo può avere? Sì, è vero che la donna in genere subisce violenza, ma anche gli uomini. Non è vero che gli uomini non subiscono violenza, anzi, a volte anche gli uomini diventano vittime a loro volta di violenze, perché anche le donne a volte utilizzano le mani. E non è Leandro a dire ciò, non è conoscitore italiano di YouTube, è la realtà dei fatti, capisci? Cioè basta andare a vedere il web, andare a cercare notizie, e si trovano anche di uomini, pochi, però ci sono, che sono vittime di donne, capito? Stessi diritti, perché la donna sì e l'uomo no? Perché la donna deve avere sempre cose più in più e l'uomo no? Io vorrei che donne e uomini siano uguali, totale eguaglianza, perché siamo tutti esseri umani, Cristo Santo. A me questo vorrei che passasse, perché è vero, soffrono tanto, per carità, su questo non ci piove, ma anche l'uomo a volte, perché l'uomo non può. Anche l'uomo, noi siamo fatti di sensazioni, di sentimenti, anche noi uomini. Non è vero che non abbiamo sentimenti, capito? Certo, certo. Sarebbe stupido e banale dire no, vabbè, ma la donna non ha questa qualità o l'uomo non ha quest'altra, è assolutamente farlocco.
Esatto. Anche perché ci sono uomini come il sottoscritto che hanno una grande dolcezza, una grande, comunque chiamiamola una certa capacità. E certo, questo è il fatto, capisci? Quindi è chiaro che nel momento in cui si ha una umanità, nel momento in cui si ha una, chiamiamola, schiettezza, una certa padronanza, è chiaro che si evince che una persona non è sempre vista in un determinato modo, capisci? E questo è il fatto, ecco. Il mondo del lavoro, dici? No, non ho capito la domanda. Il mondo del lavoro intendi? Intendevi il mondo del lavoro, Mauro? Allora, per quanto riguarda uomini e donne, dici? Allora, guarda, il concetto mio è molto semplice. Allora, gli uomini, secondo me, riscontrano più difficoltà nel futuro, ma anche nel presente, a trovare un lavoro, perché comunque l'uomo non ha, secondo me, quegli strumenti in più, chiamiamoli quegli escamotage che magari la donna può avere per trovare un posto di lavoro, ok? Che può essere per esempio la minigonna, il tacco, il calzarrete, quindi magari c'è comunque anche un selezionatore davanti ad una bella donna, a mio avviso si metterà nella condizione di prendere più lei piuttosto che un uomo, perché l'uomo magari sì, potrà avere un curriculum, ma molto spesso le aziende non guardano il curriculum, anzi lo cestinano direttamente, lo cestinano. Il mio contesto da quel punto di vista è più la visione quasi politica del lavoro, nel senso che a volte sembra di rivedere il voto disgiunto di genere, cioè quota rossa e quota azzurra, tra virgolette, che non esiste perché è già scontata. Questo ti fa capire come il femminismo o comunque certi bonus che danno le donne enfatizzano ancora di più sia un maschilismo silente sia un femminismo esagerato, cioè alla fine è tutta una disgregazione, uno squilibrio. Inoltre, spesso si trova nel tema degli affitti, nel tema della ricerca di camerieri o segretari, Sì. Sì, chiaramente cameriera, segretaria. Per sì, sì, sì. questo è una cosa tipica affitto a ragazze Certo, universitarie. certo. Poi c'è anche chi dice, ok, però la cameriera, segretaria e tutto quanto non sono l'imprenditore, quindi comunque è un disegno dove magari l'uomo, però l'uomo alfa a quel punto, torniamo, e quindi da qui vorrei portarti verso la tematica anche, esiste ancora l'uomo alfa e beta, la distinzione tra i campioni, diciamo, i supereroi, mentre le donne sono tutte uguali. Guarda, no, in questo caso mi sento di dire di no, cioè in fin dei conti magari in TV passa questo messaggio, perché in TV magari si ha la voglia di raccontare l'uomo vedendolo in un determinato modo, la donna come oggetto sessuale intimo, però penso che nella realtà dei fatti siamo tutti, diciamo così, in una condizione non dico uguaglianza, però in una certa, chiamiamola, condizione umana che ci vede protagonisti, che però non è che rispecchia quello che vediamo in TV, ok? Perché in TV la donna si vede appunto che è quella poverina di qua e di là. In realtà dei fatti la donna, diciamo che ha più potere a mio avviso rispetto all'uomo, ok? Ha un potere addirittura azzardo a dire sessuale, capisci? Perché la donna avrà sempre questo escamotage, l'uomo no, perché l'uomo, se io metto un annuncio sul web e sono un uomo e cerco incontri, nessuno a me mi si fila, capisci? Ricordo il video di Tinder, sì, con la ragazza in carne, che c'è Esatto. subito, c'è già le richieste, quindi però aspetta. Lì, addio, c'è anche un po' di italiofismo, diciamo la verità, fuori dall'Italia ci sono anche maschi che per fortuna sono come noi, ragionano di più, così come le donne, perché molte, questa è una stupidità proprio italiota, secondo me maschile e femminile, insomma. Però sì, effettivamente questo è vero. Io ritengo che più che altro, volendo, ci sta un'uguaglianza sbagliata, cioè del tipo tu hai più potere su questa cosa, tu hai più potere su quest'altra. Che tornando al discorso di prima, che non devono esistere diciamo degli stereotipi di genere, come sull'emotività, come sui soldi e tutto altro, può creare problemi, perché l'uomo che magari non cerca la donna appunto oggetto, ma cerca lei
Beh, sì. perché fondamentalmente anche chi, tra virgolette, viene visto come reietto o viene visto come non chissà chi è funzionale a questa piramide, ma è pur sempre una piramide sociale, di classe, di razza, cioè per questo atteggiamento problematico, secondo me, snob della società a volte, che si dà, insomma, Sì. ogni tanto quando abbiamo fortuna ci dà la... ci pompa l'ego, ecco, altre volte ci deprime. Dovremmo essere un pochettino più onesti, più umani, e rifuggire questi standard del supereroe, della superwoman, insomma, per tornare a essere Ma guarda, umani, la come società di dicono. oggi, infatti, a me dispiace doverlo dire, non mi piace perché crea dei ruoli, cioè la stessa società è la prima a dare un ruolo a ogni essere umano, cioè ci cataloga già prima, capisci? Cioè ci etichetta già prima. Da questo punto di vista io penso che sia sbagliato, perché etichettare già prima una persona senza prima conoscerla lo trovo assurdo ed ingiusto, perché una persona deve essere conosciuta anche al di là del ruolo che riveste, ma deve essere conosciuta soprattutto per quello che la persona dimostra attraverso le proprie azioni, attraverso le proprie, diciamo così, azioni, ripeto, quello che compie, ma non perché vedi quello fa quello lavoro là, quello fa. E la società invece è la prima che va a puntare il dito contro, cioè se qualcosa non va bene, la società te lo fa pesare, mi segui? Quindi è chiaro che in questo caso io mi ritrovo in una condizione di chiedermi: ma a che serve che io magari mi faccio un ruolo, no? Magari se mi trovo un lavoro importante, se poi magari giro per strada, come diciamo così, in maniera borgatara, con jeans strappato e quant'altro, però ho un bel lavoro, se poi la società mi vede in quel modo là vestito, però magari ho un buon lavoro sulle spalle, allora mi può etichettare come una persona, un barbone, e magari io però faccio un bel lavoro, perché io vedi, una persona può essere libera, no? Però se nel momento in cui magari sceglie di fare una scelta, che è quella di andare girando per la strada in maniera molto strana, no? Assurda, viene visto magari di cattivo occhio dalla società di oggi, capisci? Però poi faccio una domanda. Tu pensi che la globalizzazione, che è molte volte odiata, anche io sono molto contro il conformismo, contro questa mentalità anche radical chic, che poi negli ambienti, diciamo, anche apolitici o complottisti diventano no euro, tutte queste robe qua, vabbè. Però questo tipo di globalizzazione può aver anche aiutato a uscire da certi stereotipi, in maniera sbagliata magari, perché oramai c'è un nichilismo allucinante per la quale tutto va bene, basta che funzioni, e non vorremmo se bene. Però, volendo, rispetto a 10 anni fa, mi ricordo, ero un adolescente, nella musica esisteva, chi ascoltava la roba commerciale o il Tokyo Hotel, per esempio, chi ascoltava musica più ricercata, dalla classica fino al metal. Adesso, bene o male, è diventato tutto un calderone dove alla fine chiunque più o meno può avere una possibilità, in un certo qual senso. Quindi l'idea appunto di quello che fa in giro con il jeans strappato, ma magari un imprenditore, comunque diciamo, ognuno ha un suo raggio di azione oramai, cioè, e non è detto che quello di destra si può mettere solo con quella di destra, il metallaro con quella di metallaro, cioè questo ti voglio far capire. Secondo te la globalizzazione ha portato questo oppure siamo ancora nei ruoli? Guarda, secondo me, effettivamente parlando, è stata proprio la globalizzazione a portare a questo, perché la globalizzazione ha investito gli esseri umani nel pensare per stereotipi, cioè noi pensiamo idealmente parlando per stereotipi, no? I tedeschi Però sono sarebbe una tutti. globalizzazione un pochettino più open-minded, però è sempre globalizzazione, vuol dire. E no, certo, ma è chiaro, cioè la globalizzazione, come la intendo io, è una, diciamo, una realtà in cui abbiamo una tecnologia che galoppa, no? Una tecnologia, una sorta di, come dire, unificare, uniformare tutti gli esseri umani, giusto? Quindi il tecnologizzare, ecco, in questo caso qui sì, effettivamente, ripeto, per me è stata anche la globalizzazione che ha creato tutto questo, ok? Perché negli anni passati, per esempio, ciò probabilmente non c'era oppure era meno evidente. Però oggi, complice la TV, complice i media, complice anche i mass media, cioè ci sono tante realtà che hanno aumentato, capisci? La TV, per esempio, all'epoca se ne vedeva di meno, cioè se ne vedeva forse di più, però oggi anche internet, qualcosa che comunque aiuta, perché io posso confrontare le notizie, però dall'altra parte internet stesso è stato un maestro di social network, cioè anche nel social network tutti
ci mettiamo nella condizione di mettere una foto bella, piacevole, dove siamo belli esteticamente. Quindi diciamo che è un misto che ha creato questo anche grazie all'internet, che è stato il primo motore della globalizzazione, no? Tra virgolette, per noi giovani, ecco. No, sì, giusto, sono tanti concetti, insomma. Sì, quello di Instagram un po' a me ricorda il fatto che le persone con certa apparenza, sostanza, cioè molti li vediamo lì, sembrano delle divinità, specialmente le donne, però lì noi dovremmo fare il, diciamo, il salto mentale dicendo guarda, il 99% di quello che questa pubblica è il suo lato migliore di apparenza, quindi i maschi che si sentono, diciamo, con poca autostima dovrebbero capire che per fortuna non sono tutte lady quelle che stanno in giro e sono Cioè, esseri umani per fortuna. E da lì ma questo molti uomini purtroppo problema hanno i paraocchi, quindi molti uomini avendo, diciamo, molti uomini sono, come dico anche nei miei video, dei pisellocentrici, cioè ragionano con il membro, non è che ragionano col cervello, capisci? Quindi è chiaro che davanti ad una donna, in qualsiasi modo sia, anche bruttina, ci vanno e ci provano, no? Anche la minigonna aiuta, no? Il tacco alla spillo, il tacco alla minigonna, l'autoreggente, insomma, sono tanti piccoli escamotage che aiutano e che soprattutto vengono a essere notati dagli uomini. Quindi gli uomini, molti, non tutti, ma la maggior parte, azzardo a dire che sono dei porci, va bene? Ecco, lo dico pubblicamente, ecco, non ho non paura. utilizziamo più il termine morti di figa a questo punto. Morti di figa, bravo, bravo, esatto. Cioè, quello è il problema vero. Perché poi, guarda, io ti faccio un esempio molto così, anche letterario. La cavalleria, no? Molti conoscono appunto Sigfrido, no? Tristano e Tosca, lo spilmovismo, questa roba qui. La cavalleria è ciò di più viscido, secondo me, a livello di genere che possa esistere. Perché è una sorta di misto tra maschilismo e femminismo mascherato da gentilezza. Penso che qualsiasi uomo, qualsiasi donna intelligente la prediresse, perché ciò che fa schifo all'essere umano è l'essere preso in giro, e biologicamente l'avere a che fare con qualcuno che è viscido, con qualcuno che ti dà quella sensazione di inquietudine, e questo fa allontanare le persone, uomini e donne, capito che ti voglio dire? Quindi quell'atteggiamento così falso, secondo me, ha distrutto il rapporto proprio tra i due sessi, perché la donna la devi proteggere a prescindere, però allo stesso tempo lei non può gestire la propria vita e non ha, magari non ha la stessa, non viene investita della stessa forza dell'uomo che magari ha comunque. E si crea una società fondamentalmente, non voglio usare questo termine che magari è brutto, però parzialmente tra i due disabili, che ognuno si rovina invece di completarsi. Sì, anche perché non riescono più ad avere la misura delle cose, quindi magari non hanno più la capacità di distinguere quello che vanno a fare, quindi c'è una sorta di diciamo, unione, ma non se ne esce, capito? Quindi è come un circolo vizioso, dal quale, come un labirinto dal quale non si riesce a trovare un'uscita, va bene? E questa è una cosa brutta effettivamente, perché io riconosco in primis che porta gli esseri umani ad un peggioramento, capito? Sì, il nichilismo di cui parlavamo prima, Esatto, appunto una l'annullamento, dimensione va sbagliata. tutto bene, va tutto bene, poi non va. Volendo fare un'analisi, sarebbe, sarei d'accordo con me, sta americanizzando noi e europeizzando loro, cioè gli americani, perché noi eravamo la culla della cultura occidentale, Roma, la Grecia e tutto, dovremmo essere più razionali, invece oramai ci siamo rincoglioniti, io sono visto oltre, non pensiamo nemmeno più, questa roba qui Bravo, intanto. bravo, bravo, esatto. Infatti apro questa piccola parentesi, la fattispecie concreta è visibile a chiunque, la TV che ha detto che c'è questo coronavirus, seguiamo tutti la TV e quindi per forza di cose tutti muoiono di coronavirus, tutti muoiono per colpa di questo virus, però non è effettivamente così che stanno le cose, perché nella maggior parte dei casi muoiono per patologie pregresse, non per forza di coronavirus, come ci vengono a dire a propinare, capito? Quindi bisogna anche capire questo, che le persone pensano, ma vedi, ho sentito che ha detto è morto il coronavirus, quindi sì, c'è, però poi si scopre che magari avevano già delle malattie pregresse che hanno portato di fatto alla morte di determinate persone, capito? Quindi noi abbiamo, poi ti passo subito la parola, abbiamo sostituito il mezzo televisivo come una tua sorta di Bibbia, cioè per noi quello che dicono in TV è tutto sempre vero, quello che magari noi ascoltiamo va bene, tu quindi noi prendiamo per buono tutto ciò che ci viene detto, capisci? Questa è una cosa La assurda. televisione diventa la scienza e la scienza pure è diventata religione, quindi siamo al top.
Esatto. E poi la religione stessa è la prima, se vogliamo, ragionando in maniera atea, è la prima disciplina grazie alla quale un uomo, un essere umano sta bene, no? Perché si rincuora e dice tanto c'è la vita eterna, c'è Dio dall'altra parte, c'è l'aldilà, sono tranquillo e sereno. Invece in realtà si scopre che questa è una, chiamiamola forse, diciamo un aiuto che ci viene, perché se noi non crediamo a nulla, stiamo male, è chiaro, capisci? Quindi... Sì. Sì, l'ho visto, l'ho ascoltato e ho fatto anche un video nell'altro canale che ho, che è Narratore Italiano, dove faccio video di attualità. Guarda, allora, BioBlu lo considero un punto di riferimento valido sul web perché secondo me fa una informazione a 360 gradi, completa, non complottista, slegata da poteri forti, libera, indipendente, autonoma. Non ci sono, diciamo così, veti sopra, ci sono libertà. BioBlu, Claudio Messora è stato uno dei primi YouTuber che ho seguito da prima. Io sono uno della vecchia leva e lo ricordo perfettamente quando facevo i video in cui lui stesso parlava. Poi si è espanso sempre di più ed è diventato quello che vediamo oggi, quindi dove ha una testata giornalistica in piena regola. All'epoca però era da solo, capito? Ora invece ha delle persone che lavorano per lui, quindi ci sono già, diciamo che è un vero e proprio sito di informazione completa. Quello che mi piace è che lui è libero, cioè lui fornisce notizie in maniera libera, è scevro da complottismi, scevro da situazioni di legame di potere, non è schiavo del potere di nessuno e questa è una cosa formidabile. Per quanto riguarda invece il tema che mi hai chiesto, ossia relativo a il proprio di religione che mi hai chiesto di religione, perdonami. Ah sì, di quel parroco, beh, quell'episodio di quel parroco a me ha fatto riflettere molto. Perché arrivare a una cosa del genere da parte di chi sta dalla parte diciamo, delle forze dell'ordine, beh, oddio, mi ha un po' colpito. Diciamo, non lo trovo giusto, ecco, a mio avviso. Bene, perché secondo me si vanno a limitare un po' troppo le libertà personali di una persona, di un essere umano, capisci? Sì. Opinione mia, insomma, siccome sono diritti maschili, io non posso che appoggiare, diciamo, gli altri paesi, ecco, per usare un eufemismo. Ok. Dato che nei diritti maschili ci sono anche i gay, i neri, le altre categorie, quindi sarebbe ipocrita essere razzisti, insomma, poi nel 2020. Però questo è un dato di fatto, perché appunto qualsiasi religione può essere adoperata secondo determinate regole, la stessa agnosticismo, ateismo a modo suo è una non scelta, è una filosofia, se non una religione. Anch'io posso uscire di casa, andare al parco della mia villa comunale a Chieti, davanti alla fontana di Poseidone e dire Ave nessuno. E questo è il concetto. Certo, anche perché la libera espressione del culto credo che sia proprio ammessa di diritto, quindi andare a toglierla per chissà che cosa lo trovo un po' eccessivo, salvo se sia una cosa realmente utile. In questo caso, per me, secondo me, se era un mio parere, mi sembra veramente troppo eccessivo, perché comunque parliamo di un qualcosa che sì, idealmente parlando, cioè esiste, ma che però a mio avviso ravvedo come un qualcosa di veramente moltiplicato all'ennesima potenza, cioè ogni giorno in TV ci bombardano, no, di questo virus. Quindi io ho letto anche di un essere umano che si è ammazzato all'estero perché non ne poteva più. Cioè, il lockdown ha provocato la morte in questa persona che si è uccisa, cioè si è spinta a compiere il gesto più aberrante che possa esistere, e cioè uccidersi, compiere il suicidio, capisci? Questo lo trovo a mio avviso assurdo perché, diciamo, si va a insediare il vulnus della paura. La paura fa sempre male, secondo me la paura può portare alla morte. Noi abbiamo un cervello che è collegato al fisico, all'organismo. Quello stesso organismo collegato al cervello può
risentirne gravemente, capisci? Questa è la situazione da dire. Ecco, molti non lo dicono questo, io invece lo dico Sì, ho pubblicamente. paura come psicosomatico che abbassa i livelli immunitari, sì, questa è una cosa che Certo. ma viene utilizzata, è una cosa anche logica, nel senso che io non capisco perché per la prima volta è stato fatto una cosa in pompa magna che crea solo paura. Cioè, faccio un esempio, se torniamo alla Chiesa appunto prima, se si scoprisse che la storia di Gesù fosse un po' diversa e il Vaticano vuole dircelo, non è che ce lo dice tutto in una volta, ci porta gradualmente. Perché se dice Gesù era, che ne so, era sposato, ha fatto questo e quest'altro, diceva queste altre cose, subito tutti si ribellano. Invece per il coronavirus, che comunque non era un'emergenza all'inizio, perché non c'era tutto questa moria, è un semplice virus della SARS, hanno fatto annunci in pompa magna e hanno terrorizzato, hanno fatto un terrorismo mediatico allucinante. Sì, è stato un terrorismo dilagante, è stato un terrorismo che ha portato molti esseri umani a ritrovarsi addirittura senza più lavoro, perché tu immagini le attività commerciali che magari avevano aperto da poco tempo, un bar, un ristorante piccolo, si ritrova adesso con la difficoltà di dover riaprire e inoltre dovrà chiudere i battenti, perché chiaramente quando non apri per 3 mesi, quando dovrai riaprire le persone hanno paura. Ma tu immagina anche i call center, oppure chi lavora a nero e non ha uno stipendio fisso, quelle persone come faranno? Dove troveranno i soldi? Chi paga le bollette, le spese? Conte dà soldi? Sì, 600 euro, bastano? Avanzano? No, non avanzerà nulla. Basteranno? Secondo me no. Cioè, sono tanti Tanto aspetti. vediamo se arrivano. Bravo, arriveranno? Cioè, vedi, a me francamente, lo dico pubblicamente, non dovrei dirlo, però a me, secondo me Conte, a me non piace francamente come personaggio politico, ed è un'opinione, attenzione, non è che sto esprimendo la mia opinione ed è questa, non, diciamo, secondo me Giuseppe Conte non sta dando risposte concrete a quello che è il nostro paese, capito? Quindi si può dire quel che si vuole, però se una persona che amministra un paese come lui lo sta facendo in questo modo, non mi piace perché non sta dando i frutti sperati, i frutti auspicati. Io mi immaginavo una migliore presa di posizione, un miglioramento, un bloccare totalmente un paese, poi creare addirittura conferenze stampa sul web, non si era mai visto, cioè autocertificazioni, cioè la cosa è stata organizzata a mio modesto avviso in maniera molto sbagliata, a mio modesto avviso, perché creare autocertificazioni, poi conferenze stampa sull'internet, sul web, e poi mettere le mascherine, stabilire le distanze, tutte queste cose qui, e poi mettersi a dire no, non va, e poi bloccare per altri giorni, ancora di nuovo, fare altre conferenze stampa, cioè la gente non ne può più, è stanca. Io vedo persone, ascolto persone perché ho contatti sociali che mi dicono: Leandro, io non ne posso più, guarda, io sono arrivato a un punto di non ritorno, cioè non esco vivo da questa situazione. Dove faccio? Come faccio con i miei figli? Non ho soldi, dove mi butto? Dove, non so dove sbattere la testa. Io dico: cercate di farvi forza perché finalmente manca poco, fatevi forza. Ma mi hanno chiesto: ma come faccio a riaprire? Come faccio a riaprire la mia attività? Dove trovi i soldi? Cioè, 600 euro a me non mi bastano. Cioè, questo è il fatto. Cioè, ragazzi, la situazione è grave, è gravissima, però se una persona parla e dice queste cose, magari viene visto come un complottista, perché c'è anche una cosa, che se io dico, guardate, che secondo me un virus non può, questo virus potrebbe magari non esistere, no, sei un complottista. Adesso io non sto dicendo questo perché Bergamo è una città fantasma, Bergamo è una città martoriata, ho visto le bare grazie al fatto che ho visto sul web qualche immagine, perché la TV ormai non la seguo, perché la TV non la seguo da anni ormai, la tengo sempre spenta, la seguono giusto i miei familiari, perché, caro Mauro, io la TV proprio la odio, la detesto, non mi piace per niente, è un mezzo sbagliato, idoneo e cretino, ecco, futile, insomma, ecco. Quindi questa è la situazione, ecco, e le persone non sanno che pesce pigliare, capisci? Tanti argomenti, insomma. Ma io stavo pensando per esempio al mercato immobiliare, che già è fermo in Italia, io mettendo il patentino, insomma, un'attività extra che voglio fare, ma immaginiamoci questi poveri gestori, agenti immobiliari, con i loro dipendenti pure, che caspita di vita stanno facendo ora da 2 mesi, sempre di più settore. Non avranno possibilità di vendere, di acquistare, hanno una grande difficoltà che si ripercuoterà su tutto il mercato immobiliare.
le difficoltà di comprare e di vendere, ma anche lo stesso albergo, per esempio, chi deve andare in albergo, chiaramente gli alberghi faranno la fame, cioè noi prepariamoci ad assistere ad una chiusura di massa di alberghi, perché dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza, agli alberghi gli costano, non è che vanno a gratis, quindi ogni albergo, se rimane aperto, si dovrà munire di sistemi di protezione, di misure di distanziamento sociale, poi sapere chi dare degli igienizzanti, dare delle mascherine. Come l'albergo mi stai dicendo che anche per la capienza di posti è tutto più restrittivo che in un ristorante, praticamente. Come no, è molto più restrittivo, anzi sarà ancora peggio, perché nel ristorante, bene o male, sì, ci sono delle spese, però va bene. Quello no, ristorante un altro, insomma. Che bravo, esatto. Quindi sarà, diciamo, ci saranno delle difficoltà che si ripercuoteranno sicuramente a livello economico, ma tutta questa situazione si sta già ripercuotendo da subito in maniera economica sull'Italia, a livello umano, a livello psicologico, a livello etico, a livello giuridico, i processi che si fermano. Cioè, abbiamo un paese che, ma non un paese, un mondo che si è fermato, a parte quelli che hanno riaperto, l'Austria, l'Australia, le spiagge sono tornate libere. Ma noi continuiamo a stare fermi, fino al 4 dobbiamo stare così, poi dal 4 forse ci sarà un lieve spiraglio di ripresa, ok? Quindi questo lo trovo da un punto di vista assurdo, però dobbiamo stare alle regole, e se non ci stiamo, no, siamo visti come complottisti, capito? Infatti Questa. c'è questo rischio che dagli arresti domiciliari passiamo alla militarizzazione, cioè del tipo, ok, prima potevate uscire tranquilli ma solo con l'autocertificazione a fare l'ora d'aria, adesso uscite, ma uscite come diciamo noi, Sì, con la una mascherina, questo mascherina. e quest'altro, senza fare Sai come l'ho etichettata? L'ho etichettata come libertà vigilata. Cioè noi andremo dal 4 maggio, idealmente parlando, in una libertà vigilata. Cioè noi saremo liberi ma vigilati e controllati sulla libertà che noi andremo ad esercitare. Questa è una cosa, ripeto, che io trovo assurda, incredibile, indicibile, però dobbiamo sottostare a queste regole, altrimenti no. Non va bene, possiamo prenderci la multa, la denuncia penale credo che non arrivi perché l'hanno tolta se no, non sarebbero erro. ridicoli, perché questo fa capire come il potere, a me, volendo fare un'azione complottista, si incarcera da solo, perché il mondo è nato per essere, tra virgolette, democratico e per dare sostegno a tutti, non per per questi uomini superiori, questi inferiori, questi piochini, insomma. Il concetto è uno, la denuncia l'hanno tolta, primo perché avrebbero riempito i tribunali con un numero di querele che nemmeno Biagi ha subito, tanto per cominciare. Poi con la denuncia ti puoi appellare, puoi impugnarla e dire guarda, carabiniere Salve Italia ha detto una cavolata e io posso fare questo e questo, perché molti, a parte che i decreti cambiano ogni giorno, molti mancano con la legge. Inoltre non puoi neanche arrestare la gente, lo rimetti. Quindi ti stanno incartando da soli. No, ma infatti è questo il fatto che, insomma, la quella infatti l'hanno tolta e di questo sono, tra virgolette, felice, contento, ok? Ah, Però te lo fanno anche apposta per guarda, aumentare è un questa comportamento che io reputo ipocrita, perché da una parte lo Stato dice no, vabbè, togliamo la querela, però dall'altro mi mantiene la multa pecuniaria, la multa economica. Cioè, ti rendi conto, caro Mauro? Questa cosa io la trovo assurda, e sai perché? Perché è come se lo Stato ci stesse dando il contentino, no? La felicità, il biscottino, però dall'altra ce lo mette in quel posto, nel di dietro, capito? Perché dice, vedi, io non ti do la querela, non ti metto in carcere, non prendo eventuali misure restrittive nei tuoi riguardi, nei tuoi confronti, però io ti metto la multa pecuniaria da pagare, e so soldi, credo 4.000 euro, non ricordo, 400 euro, non ricordo ora. E quindi io lo trovo assurdo, perché significa praticamente che lo Stato continua a voler far cassa. E questo è un modo migliore, è il modo migliore per far cassa, giusto? Perché se io ho la possibilità di avere chi mi dà soldi, quindi il cittadino, è chiaro che poi vado a lucrarci sopra ed è fatta, giusto? pensi che ci sia anche una collusione tra alcuni clan grandi di potere, perché io ho notato, io non ho mai preso la multa, però sono stato anche un po' anarchico, diciamo così, mi hanno fermato solo 2 volte, ho saputo parlare, non mi hanno fatto nulla, anche perché poi non è che ho fatto chissà quale restrizione, però quando mi hanno fermato i carabinieri, rispetto ai poliziotti, polizia di Stato, fissi lì in borghese, precisi di mattina per cercare di bloccare gli altri, hanno detto subito, hanno fatto l'apprezzamento dicendo ehi, i soldi che ha guadagnato la vita lo Stato. A me sembra quasi che c'è una sorta di connivenza, un po' come è sempre stato tra statali,
Guarda, secondo me anche per, a mio avviso, diciamo così, andare a rimpinguare le casse del comune, cioè per fare cassa, come dicevo poc'anzi, capito? Anche per andare a far entrare degli interessi economici che secondo me ci sono dietro, a mio avviso, capisci? Cioè, diciamo che noi possiamo vedere la situazione come anche un modo per guadagnare, capisci? Quindi da parte dello Stato questo è più che buono, da parte del Comune di Roma, no? Perché fai soldi, entrano delle entrate, quindi c'è tanto di guadagnato, capisci? Però certo, a questo però si va a fare a scapito di noi cittadini, capito? Questo è il fatto, ok? Perché siamo noi poi che paghiamo, alla fine è questo il fatto. Io li ho visti perché quando io giro per la strada, no? Se, quando esco per andare a fare la spesa, perché ovviamente devo mangiare anche io, non è che vivo di aria, giustamente. E vedo magari ieri, ho visto una macchina dei carabinieri ferma e ho visto che facevano multe, fermavano, in alcuni casi lasciavano andare perché chiaramente le persone stavano a posto, però ci sono, e cioè, diciamo che loro ci sono effettivamente, ma anche non solo nelle arterie principali, anche nella periferia. Io abitando in una periferia di Roma c'era proprio la macchina dei carabinieri che comunque stava là ferma e controllava il passaggio, capisci, di persone, ecco. Però nella maggior parte dei casi, insomma, lasciano andare, insomma, non è che stai facendo chissà che cosa alla fine, ecco, perché basta dire comunque, far capire che si ha il pezzo di carta e via, insomma. Cioè, però non mi sarei mai aspettato di dover finire una situazione del genere. Io ho 33 anni, quasi 34, di dover ritrovarmi, tra virgolette, mai successo in 34 anni di vita quasi, di una situazione del genere, capisci? Questo è il fatto, ecco. Sì, no, ma infatti è una cosa anche assurda perché è bizzarro, insomma, no? È atipico quello che si sta verificando. Come mai che in altri paesi addirittura riescono a spostarsi? Sì, è assurdo, infatti, quindi è una cosa, diciamo, che va in controtendenza, ecco. Sì. No, infatti, sì, quello che diciamo, vedi, quello è il fatto che anche in questi casi c'è probabilmente la mano di chissà chi è dietro, cioè dovendo ragionare in maniera complottista, non sappiamo, non si possono fare né nomi né cognomi perché non è che, però vedi. Sì, infatti è quello il fatto, proprio assurdo, guarda. Bene, questo penso che sia un po' come dire, il sunto del discorso, ecco, il controllo delle menti attraverso i stratagemmi, attraverso le strategie più bieche che ci siano, insomma, ecco, non c'è niente da, diciamo, da aggiungere in questa situazione qua, ecco. Va bene. Facciamo un bel finale tornando tutti in umanistici, diciamo così, perché la speranza è l'ultima a Va morire. benissimo, fammi l'ultima domanda Una e. domanda: quali saranno le prime cose che secondo te le persone dovrebbero fare una volta finito tutto questo, se si torna insomma alla libertà, una Guarda, finito vita tutto questo, la prima personale, cosa vivere da una vita fare è diversa? quella di andare a consolidare di più i rapporti, però avendo la certezza di non fare casini, cioè comunque il primo passo da compiere è quello di utilizzare no. Pensare che siamo tutti in libertà perché non sarà libertà, però capire, rendersi conto che quello che è successo non si dovrà più verificare, perché se no, se si verificasse ancora, veramente entreremmo di fatto in una condizione di tra virgolette dittatura velata, e questa è una cosa che io non sopporto e non tollero, tutto qua. Questo è quello che penso. Va bene?
Grazie, ti ringrazio caro Mauro. Salutami Salvatore Marino come sempre. Va benissimo, ti ringrazio Mauro. Buona giornata e una buona sera a te, Salvatore, va bene? Grazie a te per l'intervista, ciao. Grazie mille, ciao caro, ciao.